Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Diletta Leotta, svelata la sua passione segreta, i fan approvano in pieno. La 31enne giornalista sportiva si confessa in una lunga intervista. Diletta Leotta si mette a nudo. La 31enne giornalista sportiva siciliana inviata speciale di DAZN per i big match del campionato di Serie A, fa sempre parlare di sé. Negli ultimi giorni la bionda conduttrice è stata protagonista di lunghe interviste rilasciate a prestigiosi organi di informazione. In una di queste, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta è intervenuta su alcuni aspetti della sua vita finora forse meno noti al grande pubblico. Dopo le interessanti dichiarazioni rilasciate allo storico quotidiano britannico, The Guardian, la bella giornalista catanese ha fatto il bis concedendosi ai microfoni della Rosea. Affrontando il tema delle sue abitudini quotidiane, Diletta Leotta si è soffermata soprattutto sull'allenamento fisico. Mi alleno tutte le volte che posso, a seconda del tempo che riesco a ritagliarmi scelgo classi da 30 minuti o al massimo 45 minuti. La cosa più importante per me è riuscire a fare un allenamento durante il quale io possa divertirmi così da non pesarmi troppo. Un intenso allenamento finalizzato a migliorare la forma fisica non può essere disgiunto da un lavoro altrettanto continuo sul benessere della mente. Diletta Leotta condivide in toto, per me allenarmi vuol dire anche liberare la mente e staccare da tutto, infatti, da quando ho scoperto lo yoga non posso più farne a meno. Ma non c'è solo la forma fisica tra le priorità della bella giornalista e conduttrice radiofonica. Da siciliana puro sangue, Diletta Leotta non può non ammettere una passione viscerale per la buona cucina. Innanzitutto, l'inviata di DAZN ammette di non seguire alcuna dieta particolare, mangio di tutto, dalla verdura alla frutta fino al cioccolato e alla pasta. Per fortuna la mia dieta è molto variegata ed equilibrata, non faccio grandi rinunce, ma sono molto attenta a quello che mangio. Attenzione non significa però privarsi dei piaceri della buona tavola, il mio piatto preferito è la pasta alla norma che amo cucinare. Anche perché è una ricetta che mi ha insegnato mia madre della tradizione siciliana, soprattutto catanese, e qualche volta a cena lo abbino a un bicchiere di vino rosso. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.